Preside un evento con i vigili urbani questa mattina qui all'Istituto Don Milani, com'è andata? Benissimo, un progetto di educazione alla sicurezza stradale promosso dalla Polizia Locale di Civitavecchia. Una buona scuola deve formare buoni cittadini, responsabili e testimoni della legalità e consapevoli dell'importanza che ha il valore della legalità in tutti i settori della vita quotidiana. Un buon cittadino deve conoscere le norme che regolano il codice della strada per la sicurezza di se stesso e degli altri, anche per l'incolumità di tutti. La scuola ha il compito di fornire conoscenze e competenze e soprattutto di far prendere coscienza e conoscenza di una realtà affascinante che è la strada, ma anche densa di pericoli. Il progetto di educazione alla sicurezza stradale rientra a pieno titolo nell'educazione civica per la formazione dei futuri automobilisti. Il progetto si rivolge agli alunni della scuola primaria, tutte le classi della scuola primaria, quindi un progetto ad ampio raggio, e tutti gli alunni della scuola media, della scuola secondaria di primo grado. Noi ringraziamo il comandante, dottore Berti, sensibile, attento, disponibile alle problematiche degli studenti e delle famiglie. Il piano di educazione stradale riguarderà le funzioni del vigile urbano, le norme del codice della strada, la segnaletica orizzontale e verticale e soprattutto il traffico cittadino, quindi un progetto ad ampio raggio. Comandante, come è andato con questi ragazzi? Come dire, per noi entrare nelle scuole è assolutamente fondamentale, fondamentale per la città, è fondamentale perché cominciamo con i ragazzi un percorso sistematico e organico, in particolare dalla scuola Calamate e dalla scuola Corlone, e facendo attività in ogni singola classe, a partire dalla prima elementare fino alla terza media, non può che inorgoglirci. Perché? Perché è importante che i ragazzi capiscano l'importanza del rispetto delle regole a partire dal nuovo codice della strada, come muoversi in sicurezza per la città, sia in qualità di pedone che in qualità di ciclisti, ma soprattutto abbiano delle informazioni che sono basilari per conoscere anche la segnaletica, sia orizzontale che verticale, per sapere come muoversi, come attraversare la strada, per avere insomma una città più sicura. Ma non solo quello. È importante il rapporto che c'è con la città e il rispetto delle regole. Per esempio, non buttare le carte in giro, avere una città più pulita. Quando si va in giro col cane, insomma, riuscire a curare anche delle esigenze che sono fisiologiche, ma che non possono stare lì a infastidire il resto della collettività, perché dà sempre fastidio avere una città sporca. Il sindaco Ernesto Tedesco ci tiene assolutamente, ci teniamo noi della polizia locale, però per farlo abbiamo bisogno della collaborazione della cittadinanza a partire dai più piccoli, quindi per avere dei cittadini migliori. Quindi partiamo con questa scuola dopo il lockdown e dopo la chiusura, è una ripartenza migliorativa che deve andare a migliorare la qualità di vita, dei rapporti, della conoscenza delle regole, e questo lo facciamo con i bambini e di questo siamo molto contenti. Come è andata con i ragazzi? Come procede questo progetto? Questo progetto procede bene, anche perché ormai, per quanto mi riguarda, ormai sono 26 anni che faccio corsi di educazione stradale presso gli istituti scolastici. E diciamo che dopo purtroppo questo periodo di pandemia, quindi di stop, riprendiamo da grande nelle scuole proprio per dare anche maggior sicurezza a questi ragazzi, e partendo anche con i bambini più piccoli, anche quindi i bambini di prima elementare, di 6 anni.
E è molto importante perché i ragazzi hanno bisogno comunque di apprendere regole e rispetto soprattutto delle regole nella circolazione stradale, ma non solo, regole che riguardano anche il vivere quotidiano, nel rispetto anche della persona che abbiamo accanto, quindi regole e rispetto in generale. Assessore, come ha visto questi ragazzi, come ha visto questa mattinata qui con la polizia locale per sensibilizzare i ragazzi per quanto riguarda questa situazione, va a diventare importanti cittadini? Il tema della sensibilizzazione ovviamente è fondamentale per noi, per l'amministrazione, ma diciamo che è fondamentale anche per la scuola, e per questo che è stata avviata questa sinergia tra gli istituti scolastici e gli uffici comunali. Io devo ringraziare per questo l'attività svolta sia dalla comandante della polizia locale ma anche da tutti gli uffici che si sono prodigati per realizzare questi progetti importantissimi. E mi fa molto piacere che saranno coinvolti i bambini anche iniziando dalla prima elementare, quindi immagino che sarà anche bello per chi andrà nelle classi ad educare, diciamo così, questi bambini, perché la risposta dei bambini è sempre molto positiva, quindi loro sono sempre molto positivi. Alessandro D'Amico, insomma, una giornata con i vigili urbani qui all'Istituto Don Milani, per cui una cosa interessante anche per i ragazzi, per farli diventare dei bravissimi cittadini. Assolutamente sì, questo è uno dei primi atti di ripartenza per quanto riguarda il comando di polizia locale e l'amministrazione comunale capitanata dal sindaco tedesco per quanto riguarda appunto l'educazione stradale e all'interno delle scuole, degli istituti scolastici. E saranno le scuole medie e le scuole elementari i principali attori di questo progetto. Inizieremo dalla scuola di via Don Milani per cercare appunto attraverso l'educazione stradale di stimolare i ragazzi più piccoli a prendersi cura della città in primis. Questo è uno dei primi progetti, abbiamo già intenzione di andare avanti, magari allargarlo ad altre tematiche importanti come il bullismo, il cyberbullismo, tutto quello che riguarda magari il tema ambientale e dei rifiuti. E invitiamo anche gli altri responsabili degli istituti scolastici, soprattutto per quanto riguarda le scuole elementari e medie, ad avanzare richiesta al Comune di Civitavecchia e al Comando di Polizia Locale per iniziare appunto ad intraprendere questo percorso per l'anno 2022. E mi preme ringraziare ovviamente il sindaco tedesco, il comandante Berti e l'assessore Di Paolo, che sono poi gli altri attori che hanno fatto parte di questo progetto, insomma, per portare avanti questa iniziativa.